Un tempo per lo sviluppo di un farmaco ci volevano da 10 anni in su, adesso ne possiamo ridurre notevolmente le tempistiche. Qui siamo a Napoli, nel centro ricerche di Dompé, nello specifico nell'headquarter della piattaforma Escalate. Escalate è la piattaforma tecnologica di Dompé che si occupa della parte di ricerca e sviluppo che parte dall'identificazione del target rilevante per la patologia fino a provare una prima molecola che ha un'efficacia in un modello preclinico. Dompé Farmaceutici è un gruppo internazionale che è principalmente attivo in Europa e negli Stati Uniti, quindi noi abbiamo identificato prima di altri l'importanza di connettere la ricerca farmaceutica alla progettazione del computer e al calcolo ad alte prestazioni. Su questa la Dompé, e nello specifico Escalate, ha investito molte risorse insieme ai nostri partner tecnologici nel sviluppare delle macchine, delle architetture ad hoc che ci permettessero di risolvere dei problemi specifici in campo database ad alte prestazioni e big data, super calcolo per le dinamiche molecolari, virtual screening che è lo strumento per predire l'attività farmacologica dei farmaci a prestazioni elevatissime. La collaborazione con E4 è nata nel 2019 con lo scopo di creare una libreria di molecole estremamente vasta, un numero astronomico, 40 trillion di molecole. Per fare questo abbiamo costruito nel tempo due cluster connessi con tecnologia ad alta velocità InfiniBand di NVIDIA. È come avere un'enorme libreria in cui tutti quanti i libri sono ben indicizzati e catalogati, in cui posso andare a cercare esattamente il libro, in questo caso la molecola, che mi serve per un determinato scopo, che abbia determinate caratteristiche. Nel 2021 abbiamo iniziato a far parte del progetto europeo Ligate, capitanato sempre da Dompé. Qui l'obiettivo era quello di trovare un sistema estremamente efficace ed efficiente per quello che era il design delle molecole farmacologiche. E per fare questo abbiamo utilizzato una tecnica chiamata Computer Aided Drug Design. In questo progetto il ruolo di E4 è stato quello di fornire delle piattaforme di calcolo eterogenee con varie architetture, sia architetture in produzione che emergenti e di sviluppo, per capire su quali piattaforme i codici potevano funzionare meglio. La progettazione al computer o in silico drug discovery è il processo per cui le molecole vengono progettate al computer, le proprietà chimico-fisiche, ma anche di tossicità, di metabolismo, vengono predette al computer in modo da ridurre il numero di esperimenti fatti in laboratorio e accelerare il processo. Lo sviluppo di farmaci, come lo intendiamo noi, è una combinazione di simulazione e di modelli di intelligenza artificiale, i quali sono trainati su chiaramente DGX H100 di NVIDIA, che ci permette di testare chiaramente i dati simulati e tutti i dataset che noi abbiamo sperimentali. Con E4 Computer Engineering abbiamo inoltre sviluppato un server dedicato esclusivamente alle dinamiche molecolari, equipaggiato con 8 H100 di NVIDIA. Nel 2024 abbiamo alzato ulteriormente l'asticella tecnologica scrivendo assieme il progetto MOSEGAD. Il progetto MOSEGAD sfrutta le tecnologie quantistiche per fare drug discovery e dinamica molecolare. Dovete sapere che questo progetto si è classificato primo tra tutti quelli che sono stati presentati a Italian Center for Supercomputing. Nel progetto E4 ha un duplice ruolo. Da un lato quello di fare il porting degli algoritmi classici in algoritmi quantistici e scrivere i codici. Dall'altro quello di offrire un sistema per emulare una macchina quantistica su cui validare i codici scritti in precedenza. Usare queste metodologie di meccanica quantistica permette di fare delle simulazioni del mondo molecolare che sono le più reali possibili. Riscrivere l'intero processo di docking al quantum significa riuscire a tenere conto dell'intero mondo che circonda la proteina e non lasciarlo in virtuale. Il percorso che abbiamo iniziato nel quantum computing sta già dando i primi risultati che sono molto promettenti. Per questo stiamo già valutando quelli che saranno i prossimi passi dopo MOSEGAD per poter sfruttare quello che sarà il vantaggio quantistico quando sarà disponibile per il settore del drug discovery. Per rimanere sulla breccia dell'evoluzione tecnologica, oggi i trend sono i modelli fondativi, il large language model e il quantum computing. Escalate è impegnata per seguire tecnologie e rimanere all'avanguardia.
lo spirito di squadra, la disponibilità e la flessibilità dei colleghi di E4 ci permette di sviluppare tecnologie all'avanguardia costantemente grazie alla competenza, alla distribuzione della competenza e alla condivisione della competenza continua e costante. Lavorare con Dompè è stato molto costruttivo perché ci ha permesso di usare le nostre competenze nell'ambito HPC, nell'ambito Quantum, in un caso d'uso reale, quello farmacologico. Ma la cosa principale era vedere la soddisfazione del nostro partner quando ci fermavamo per analizzare i risultati e vedere le performance che avevamo ottenuto.